fronte a una situazione che è di per sé surreale. Il partito di maggioranza, il PD, si automutila la riforma sanitaria, che è la base essenziale di questa regione in termini di bilancio. Doveva migliorare questa sanità e invece dimostra con molta chiarezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'obiettivo era essenzialmente quello di evitare un referendum che avrebbe potuto mettere in crisi tutta la giunta. Ci chiediamo anche questo: come è possibile che di fronte a un sistema di opposizione che oggettivamente non ha fatto ostruzionismo, su questa riforma abbiamo cercato sempre di entrare in merito sui contenuti della riforma, abbiamo dettagliato su ogni articolo alcune possibili miglioramenti che sono sistematicamente stati ignorati da questa maggioranza. Allora viene anche il dubbio che questo canguro, come si chiama quando si cerca questo stralcio, forse è anche legato alla difficoltà di questa maggioranza di accettare un confronto vero anche all'interno del Consiglio, non solo con i cittadini abitanti il referendum, ma anche all'interno del Consiglio.